specialità, percorsi sensoriali, produzioni bio, bollicine, birra artigianale, il giardino delle biodiversità, il mercatino degli agricoltori, il futuro del Marche Style. Viaggio nell'identità delle Marche alla scoperta del mondo. Percorsi tra manualità, creatività e innovazione. A Tipicità, 25esima edizione. Al Fermo Forum di Molini Girola va in onda dal 4 al 6 marzo qualcosa che in un quarto di secolo ha travalicato i confini non solo regionali ma nazionali e internazionali e si è aperto al mondo. Il Festival delle Eccellenze Marchigiane, Tipicità. A Tipicità ha avuto ampio risalto il progetto della Camera di Commercio di Fermo Territoriamo per lanciare uno sguardo sul Fermano che riparte. Un progetto per valorizzare i paesi terremotati e aiutarli a rimettersi in piedi. Lo slang dell'iniziativa è l'amore per la nostra terra, energia per ricominciare. Così al Fermo Forum di Molini Girola si è parlato di rinascita dopo il sisma con il presidente dell'ente camerale fermano Graziano Di Battista e tutte le realtà coinvolte. Abbiamo il piacere di essere a fianco delle imprese che in un contesto così drammatico hanno grinta, coraggio e ancora più professionalità a proporsi su uno scenario che è questo di Tipicità, che ormai è una rilevanza nazionale e internazionale. Credo che questo per noi sia un atto dovuto e anche un ringraziamento a loro che con tanta grinta ci danno un esempio di come nei momenti difficili occorre raccogliere le proprie forze e mettere ancora più grinta e più determinazione. Questo qui è anche un esempio che credo debbano seguire anche altre imprese, cioè mantenere le loro diversità nel proporre i propri prodotti, mettersi insieme invece nel proporli al mondo, perché sappiamo che i nostri prodotti hanno delle caratteristiche interessantissime che piacciono al mondo, però dobbiamo arrivare a proporli, altrimenti ce li raccontiamo a casa nostra e non vale molto. Penso che sia un bel esempio da replicare in condizioni normali. Credo che sia la strada necessaria per proporci in maniera collettiva. Singolarmente la piccolissima impresa non riesce a proporsi, ma riesce a fare delle cose, dicevamo, eccezionali. Allora, fare in modo che tutte queste cose eccezionali, mettendo ognuno qualcosina, riescano ad arrivare in tutte quelle parti d'Italia, del mondo, oggi abbiamo internet, del mondo, e poterle proporre collettivamente. Lo spazio per i comuni terremotati l'ha voluto con forza l'ente camerale fermano, un'area per valorizzare massimamente i paesi che rientrano nel cratere danneggiati, uno spazio dedicato a loro, un'area da utilizzare come strumento per mettere in mostra le produzioni delle imprese locali dell'ortofrutta, dell'enogastronomia, dell'artigianato artistico. Elga Design è un marchio che nasce dall'unione tra design e artigianato. Quello che noi facciamo sono una serie di taglieri di legno, ognuno dei quali ha la forma di una regione italiana. Ne possiamo vedere uno qui, che è proprio quello delle Marche, che è la nostra regione. Sono articoli che noi abbiamo brevettato, quindi siamo gli unici in Italia che hanno la possibilità di commercializzarli e noi ci siamo inventati questa cosa perché volevamo proprio che tutti i nostri produttori dell'agroalimentare delle nostre zone avessero un mezzo e un modo per valorizzare i propri prodotti all'interno delle nostre fiere in Italia ma anche all'estero. Tanti comuni hanno accolto con entusiasmo la disponibilità della Camera di Commercio di Fermo. In un contesto come l'attuale, da soli, questi paesi non avrebbero potuto partecipare a Tipicità e questo avrebbe significato rimanere nell'ombra in un momento dove mettersi in luce significa possibilità di ripartire. L'ente camerale ha offerto questa possibilità, la possibilità di esserci e di promuoversi. Si è notata, oltre all'eccellente qualità dei prodotti, la professionalità di questi lavoratori che hanno messo a disposizione tutto il loro saper fare. E l'area dell'ente camerale è stata presa d'assalto dai visitatori pronti all'assaggio. Maurizio Curi è il titolare dell'azienda agricola La Golosa di Montelparo e adesso ci racconta quello che sono le sue produzioni. Un'azienda che produce frutta, ma da 12 anni a questa parte, oltre al fresco, facciamo anche delle trasformazioni, quali confetture, frutti sciroppati e macinati di frutta.
sono prodotti che comunque abbiamo sempre fatto in azienda, per uso proprio, per casa. Che significa confettura? Oggi confettura può essere chiamata extra quando raggiunge il 45% di frutta vera. Noi stiamo al 90%, significa mangiare realmente la frutta. Frutta sciroppata. La frutta sciroppata solitamente è molle, ossidata, molto dolciastra. Noi cerchiamo di dare una frutta sciroppata che sia come se fosse fresca, quindi chiara, ma soprattutto che si usa i denti, cioè croccante, dura, che c'è proprio il sensore, diciamo, di aver raccolto il frutto dalla pianta e quindi di mangiarlo fresco. Un succo di frutta, perché deve essere liquido? Noi lo maciniamo, non facciamo centrifuga, perché se lo centrifughiamo rendiamo il prodotto liquido e diventa una sorta di bevanda al sapore di frutta. Macinandolo facciamo rimanere integra la fibra e soprattutto beviamo, ma è come se realmente mangiassimo la frutta. Quindi cerchiamo di mantenere quelle che sono le vere caratteristiche del prodotto fresco. Questo è quello che facciamo e cerchiamo di promuovere. Ancora di più oggi stiamo proponendo ancora insieme al territorio dei Monti Sibillini la Mela Rosa stessa, che è una varietà territoriale. Al momento abbiamo circa 3.000 piante in produzione e stiamo facendo un discorso del territorio e comunicazione del territorio. Oltre alle degustazioni della migliore enogastronomia, i visitatori hanno potuto conoscere anche le fasi di lavorazione dei prodotti dell'artigianato artistico, dai cappelli alle calzature, dalla pelletteria alla gioielleria. La cooperativa di Falerone produce tante cose perché è un progetto rivolto a cercare di dare una mano ai giovani per una collocazione in tutte le industrie della Valle del Tenna. Finora abbiamo avuto 186 ragazzi. I corsi durano mediamente 2 mesi e mezzo. Noi facciamo dei corsi di potatura dell'olivo, della vite, gli innesti. Ci occupiamo di fragoleti, cioè coltivazione delle fragole e di come si fanno gli orti. Poi c'è un corso che riguarda l'apicoltura, ma direi che la maggior parte del nostro interesse riguarda un settore piuttosto inusitato che è dedicato all'arte dinamica. Che cos'è l'arte dinamica? Sono le vetrate a mosaico che rappresentano una vena artistica piuttosto dimenticata, ma che noi cerchiamo di tirare fuori perché sono dei manufatti sotto il profilo arredamento particolarmente belli da guardare. Come ci ha appena detto Adolfo Panaioli, il presidente della società cooperativa Due Torri di Falerone, queste dietro di noi sono le due uniche lampade sopravvissute al terremoto. La cooperativa ne aveva realizzate una cinquantina, sono state tutte distrutte. Nella 3 giorni di tipicità la Camera di Commercio di Fermo ha creato momenti di visibilità mediatica, erano presenti tutte le testate giornalistiche per far conoscere a un'ampia platea le attività dei comuni in provincia di Fermo che ricadono nel cratere, cioè fanno parte delle zone rosse. Questi paesi sono Falerone, Santa Vittoria e Matenano, Montelparo, Massa Fermana, Mon San Pietro Morico, Monte Giorgio. Un brindisi per ripartire a quel che ci vuole con un eccellente vino bianco. Noi abbiamo qui portato questa sera un vino che è il Marche Passerina. Lo abbiamo portato perché l'etichetta appunto è un po' dedicata al paese, si chiama appunto Montelpari e all'esterno c'è proprio una effigie, diciamo, del paese stilizzato. Altri vini che produciamo sono tipici della nostra zona, il pecorino, rosso piceno, sangiovese e poi siamo pionieri su un settore che nella nostra zona non aveva mai fatto nessuno, il metodo classico di sangiovese passerina e di sangiovese per il rosato. Possiamo dire davvero che i nostri vini italiani hanno superato quelli che un tempo venivano considerati i primi sul campo, i vini francesi? Sì, possiamo dirlo perché abbiamo capito che unire il discorso territorio, territorialità e vino porta avanti. Questo è stato il nostro successo, il successo dei piccoli produttori e sarà il successo delle nostre marche.